Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, lo vostro Matteo Nerazzurro. Oggi ragazzi andiamo a fare il pagellone dei gironi di Champions League appena conclusi della stagione 2021-2022. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e se volete comunque fate un commento qui sotto dove date anche voi i vostri voti alle squadre di questa Champions dei gironi. Allora ragazzi, per iniziare partiamo dal girone A fino al girone H. E prima di iniziare comunque vi ricordo che comunque non è che se a una squadra ho dato un voto più alto vuol dire che è più forte, ma magari l'ho dato per le aspettative che erano più basse, magari ha fatto meglio, invece che una squadra tipo il Barcellona che aveva aspettative alte, ha fatto male e ha dato un voto basso, ma non perché è più scarsa. Partiamo subito ragazzi, girone A. Partiamo col Bruges a cui do un 5 più. 5 più perché comunque se l'è giocata le prime due partite, basta. Dove ha pareggiato clamorosamente col PSG in casa e poi è riuscito a strappare una vittoria clamorosa contro i tedeschi dell'Lipsia in Germania. Però dopo ha preso goleade su goleade, ragazzi, 5 più. E arriva quarto. Lipsia, ragazzi, 6 meno, terzo nel girone, comunque era difficilissimo passare se non impossibile. Però poteva fare un pochino meglio, 7 punti non sono male, però sono le vittorie col Bruges. La vittoria comunque nell'ultima con City dove City era già passato da primo, quindi poca roba, poteva far meglio, dai, 6 meno. Manchester City, 7 meno, comunque si è andato a giocare l'Europa League da una, con praticamente, ed è tra una delle favorite, se possiamo dire. Manchester City, 7 e mezzo, riesce a passare come prima nel girone col PSG, con una giornata in anticipo addirittura, vincendo, cioè vincendone una e perdendone una con i campioni, cioè con la squadra di Messi. Poi però riesce a vincere col Bruges, invece il PSG ha pareggiato, quindi è riuscito comunque a vincere, a passare il girone da primo, 7,5. PSG 6 più, 6 più con la squadra che ha ragazzi Messi e Mbappé, deve arrivare al primo per forza, e se arrivi secondo non posso dargli un voto alto, che si è fatto comunque, mi sembra, 11 punti. Poteva fare assolutamente meglio. Girone B, passiamo al girone B con Atletico Madrid, 6. Passa il girone, ma io più di 6 non glielo do ragazzi, ha fatto un girone disastroso. È riuscita a passare solo per i punti che ha fatto col Porto, pareggio all'andata e vittoria nell'ultima per 0-3. Nel mezzo la partita è disastrosa, sconfitta in casa col Milan, sconfitta, entrambe sconfitte col Liverpool. Partite disastrose dove non segna 6, per me è il massimo. Liverpool ragazzi 10. Ho dato 3-10 in queste pagelle, ovviamente gli altri saprete chi è. Punteggio pieno ragazzi, sbattono via tutte le squadre che incontrano, risultati pazzeschi, gol su gol. Devo dargli per forza 10. Milan 5 più. Si sveglia solo nel finale, nelle prime 4 partite però non puoi fare solo un punto e fa solo un punto su 6 contro il Porto, perché quelli lì sono stati i punti decisivi persi dal Milan. Nell'ultima poi prova l'impresa ma non ce la fa. 5 più, Porto 7, 7 ragazzi, una praticamente era quotata come ultima, arriva terza, ma veramente molto vicino al passaggio del turno, riesce a fare comunque un girone pazzesco, dove tiene a testa tutte le squadre, comunque con un Luis Diaz in stato di grazia, un mio pupillo, un giocatore pazzesco. Però ragazzi, il 7 secondo me se lo mette, andrà a giocare l'Europa League da comunque da squadra molto temibile. Girone C, Ajax 10, 10, altro 10, ragazzi fa punteggio pieno nel girone col Dortmund, vincendo 4-0 all'andata e 3-1 al ritorno. Pazzesco. Besiktas, voto 3. Fai 0 punti, va bene. Cioè, 0 punti non va bene, però ci può stare in un girone così. Ma almeno dai un segno di vita. Perde goleade su goleade tutte le partite. Anche la qualità, ragazzi, c'è solo Ademiaic e Batshuayi in questa squadra. Però, dai, svegliati. 3. Borussia Dortmund 3,5. Non passare un girone così è ridicolo. Perché comunque è superiore sia all'Ajax che allo Sporting di Lisbona, assolutamente. Ok, che non c'è stato Haaland per qualche partita, ma all'andata con l'Ajax c'era Haaland, titolare, e avete perso 4-0. Quindi, ragazzi, le attenuanti sono poche. E 9 punti sono tanti, non passare il girone è brutto, però andare in Europa League secondo me è proprio da favorita, favorita per vincere il torneo. Comunque 3,5, non glielo do più di 3,5, perché dovevamo passare. Sporting Lisbona 8, 8, ragazzi, ma chi c'ha lo Sporting? Chi c'ha? Con Gonçalves, Pablo Sarabia e basta. Non c'è nessun altro giocatore degno di nota. Eppure è andato sopra al Borussia Dortmund. Tanta tanta roba, applausi su applausi. 8. Girone D, la mia Inter 7 più. Partiamo male con pareggio con Shakhtar, sconfitta con Real, poi ragazzi rifacciamo con le tre vittorie obbligatorie contro lo Sheriff, il doppio confronto e la vittoria con lo Shakhtar e poi l'ultima con Real abbiamo perso, però comunque dai, abbiamo giocato comunque con qualità e con bravura. 7 più. Shakhtar
Shakhtar 3,5, 3,5, ragazzi, non puoi fare un punto in due partite con lo Sheriff. Uno Shakhtar veramente che ha molta molta qualità secondo me. De Zerbi però ha sbagliato, non è pronto per il campo europeo secondo me. 3,5, Sheriff voto 7, 7 ragazzi, meno di 7 non gli posso dare, potrei dargli anche di più, però dopo ho deciso 7, 7 ragazzi perché fa 7 punti con un girone con Inter, Real e Shakhtar. Vincono contro Real al Bernabeu, contro lo Shakhtar in casa, pareggiano contro lo Shakhtar. 7 punti e il voto ragazzi 7, pazzeschi. Prima volta in Champions League. Real Madrid, voto 8, 8. Riesce a vincere entrambi i confronti contro comunque la squadra che, la mia Inter, la squadra che li contendeva al primo posto, però l'ha vinta entrambi, ragazzi, i campioni fanno la differenza, voto 8. E ragazzi, il girone F, girone dell'Atalanta, che è proprio l'Atalanta, gli do un 4,5, ma veramente, veramente deluso nella sconfitta con Villarreal. Pensavo vincesse e stravincesse, ma veramente, veramente deluso perché questo qui era un girone passabile, molto, molto passabile, da terza fascia comunque perché Manchester United di Villarreal, veramente un grandissimo culo, e Young Boys comunque ancora molto tempo, dai, abbastanza difesa in quel campo, però devi passare il turno secondo me, 4,5, arriva terza. Manchester United 7, non ne do di più perché non ha convinto, ma veramente, veramente per niente. Sì, ha vinto con l'Atalanta, ha vinto con il Villarreal, però sembra nei minuti finali senza convincere, è stata trascinata da Cristiano Ronaldo. 7, Villarreal 8, 8 ragazzi perché in un giorno così io la davo come terza dietro l'Atalanta e lo United, e alla fine ragazzi ci ha sorpreso tutti, va a vincere, va a perdere entrambi i confronti con lo United, però va a vincere con l'Atalanta e va a pareggiare, 4 punti con l'Atalanta, sono tanta roba, e 4 punti con lo Young Boys, bravissimi, 8, Young Boys 6 più, 6 più perché comunque la vittoria con lo United già vale tantissimo, e anche il pareggio l'ultima giornata sempre con gli inglesi. E però erano già passati. Comunque, tanta roba che il pareggio con l'Atalanta poteva far meglio con Villarreal visto che hanno perso entrambe. Però, secondo me, un 6 più non glielo nega nessuno per la qualità anche. Girone G, Lille, il girone più equilibrato ma più brutto, cioè visivamente. Lille 7,5. Riesce a passare, perlomeno era quotata secondo me come terza da passare. Io avrei messo le altre due sopra. Però, infatti, gli ho dato 7,5 per aver comunque ribaltato tutti i pronostici della vigilia. Di Champions, perché comunque è riuscita a passare come prima con 11 punti e adesso ragazzi entra come testa di serie al sorteggio 7,5. Salisburgo 7, riesce a passare nell'ultima partita con Siviglia nello scontro diretto e tanta tanta roba perché per me Siviglia è nettamente superiore 7. Siviglia ragazzi voto 4, 4 ho capito fai 6 punti ragazzi sto girone qui ma veramente è ridicolo. Siviglia non è una squadra Champions, è una squadra Europa League, infatti adesso andare in Europa League la vincerà sicuro perché tanto è la campionessa dell'Europa League 4 però ragazzi doveva passare sotto bene questo girone io l'avrei messo addirittura come prima addirittura arriva terza malissimo 4 Wolfsburg 4,5 4,5 mi aspettavo di più decisamente da Wolfsburg cioè non ha mai dato l'impressione di potersela giocare neanche per l'Europa League secondo me non mi ha mai detto niente sto Wolfsburg ha sempre fatto vedere di essere ultimo molto ultimo nonostante comunque quell'Arnold non mi piace molto quel Weghorst c'è cioè delle buone individualità poteva far meglio. Girone H, ultimo girone, quello della Juventus. Partiamo col Chelsea, che gli do un 6 meno. Perché hanno buttato via veramente il primo posto in maniera clamorosa. I campioni d'Europa non possono permettersi questi scivoloni al 95esimo con lo Zenit. E ragazzi, un 6 meno per me. È quello che gli spetta. Sarebbe stato un 6,5, ma visto quell'errore nel finale con lo Zenit, 6 meno. Juventus voto 8, e si è passata prima con i campioni d'Europa. Tanto di cappello, anche se si è veramente suicidato il Chelsea. Però va ricordata la grandissima vittoria contro il Chelsea allo stadium col gol di Chiesa, quindi quella lì ragazzi alla fine è valso il passaggio del turno, 8. Malmo voto 5, ok, poca roba, la squadra non c'è nessun giocatore degno di nota, però prova almeno, dai veramente tutte le partite così, proprio per giocare, giochiamo per prendere una goleada, fa solo un punto con lo Zenit. No, sì, con lo Zenit però poteva assolutamente far meglio, secondo me. 5. Zenit 5 e mezzo. Ha sempre dato comunque il delfino della torcia a tutte le squadre che ha incontrato. Ha sempre vinto all'ultimo contro lo Zenit. Una squadra veramente castuta che può dire la sua nei prossimi anni, secondo me. Nonostante non abbia questi grandissimi giocatori. 5 e mezzo però. Non gli do sufficiente perché comunque potevano vincerne almeno entrambe col Malmo. Allora, questi sono il mio pagellone dei giorni di Champions League. Fatemi sapere i vostri voti qui sotto nel prossimo video.